Don Ernesto ha detto una frase che ha in sé un'immagine che è struggente ed è meravigliosa ed è magnifica. Ha detto: l'Eterno si fa frammento. Non so se riuscite a immaginarvi davanti ai vostri occhi. Il frammento, no? Qualche volta, fateci caso, quando qualcosa di legno e ci va a finire nelle dita, è come fastidioso. È il frammento, quello è un frammento, a scarda, la scheggia in italiano. L'Eterno, però, capite, l'Eterno, e noi dicevamo la volta scorsa, no, parlando del tempo, che noi poi applicare a Dio, purtroppo le nozioni queste noi abbiamo. Che poi penso che il giorno che andremo in paradiso, come vedremo Dio che si divertirà di come noi poi abbiamo cercato di creare delle frasi per poter dire qualcosa che è inesprimibile. E quindi di questa realtà dell'eternità che noi diciamo con le nostre povere parole, senza inizio, senza fine, così, diventa un frammento, diventa un attimo. Però poi se ci provate a pensare, l'attimo e la nostra vita è poi una successione di attimi, è l'attimo che noi dovremmo imparare a riscoprire, e se vogliamo che la nostra vita poi abbia un senso, se vogliamo che l'attimo, il frammento, sia un richiamo dell'Eterno. Allora l'Eterno si fa frammento, e noi porre attenzione al frammento, all'attimo, ci può richiamare l'Eterno. Perché se davanti ai nostri occhi, soprattutto poi il nostro cuore, davanti ai nostri occhi, ma non come qualcosa di astratto, davanti ai nostri occhi, perché deve assumere un'immagine precisa, specifica, se davanti ai nostri occhi non c'è questa dimensione di eternità, allora voi capite, non avrebbe senso fare nulla. Vi ricordate quella frase che vi citai di San Paolo? No, davanti al fatto che Gesù doveva poi ritornare, dice: beh, Gesù deve tornare, quindi mettiamoci con le braccia conserte, non lavoriamo e niente, tanto poi lui deve tornare. Però poi se non vuoi lavorare, San Paolo poi dice, non devi neanche mangiare. E invece allora l'attenzione all'attimo, l'attimo che diventa operoso. Stasera faremo un altro riferimento, un passaggio in più, parleremo di vigilanza. Noi pure qui, no, vegliate. E noi pensiamo che vegliare significa che non dobbiamo dormire. No, il cristiano dorme. Però anche nel dormire il cristiano, tra virgolette, dorme diversamente da chi non ha speranza. Dorme diversamente da chi non veglia, il cristiano. Se vi ricordate, sempre, vi ricordate la parabola delle 10 vergini, le 5 sagge, le 5 stolte. Però lì a un certo punto dice che tutte e 10 si addormentano. Quindi la stoltezza non è nel dormire, e la stoltezza in quella loro incapacità di prevedere l'imprevedibile. Perché le cose prevedibili tutti quanti le prevediamo, quelle imprevedibili non le prevediamo. E invece quelle sagge erano state così sagge da prevedere anche ciò che non poteva essere previsto. Prima di fare un passaggio in più, volevo, quando la settimana scorsa furono fatte 3 domande, una la fece Don Ernesto, che più che una domanda era un'amplificazione, un ampliamento delle considerazioni che avevo cercato di fare, e poi c'erano altre 2 domande fatte da Franco e dalla moglie, tutte e 3 erano collegate l'una con l'altra, potevano essere collegate, no? Il fatto, ecco, come cogliere poi di questo tempo, quindi non una quantità ma una qualità, il tempo qualitativo, e come puoi porre attenzione in realtà di questo tempo. Appena me ne andai, salì in macchina e mi venne in mente poi una risposta che poteva chiarire di più. E per tutta la settimana l'ho pensata, da proporla subito proprio. Maria, la risposta a quelle domande che la volta scorsa ci siamo fatti, per un semplice motivo, perché vedete, si legge nei Vangeli che Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco che cosa può aiutare a non farci prendere dal vortice delle cose. Quindi ci sono tante cose, e Maria ha vissuto tante cose, però Maria tutte queste cose le meditava nel suo cuore, raccordandole l'una con l'altra.
perché noi adesso lo vedremo. Non c'è nulla, nulla, nulla che non sia rivelazione della presenza di Dio o che Dio ci possa dire qualcosa. Non c'è nulla. Tutto, tutto ha qualcosa da dirci della presenza di Dio. E allora il vigilare è proprio questo, no? Cercare di capire, cercare di cogliere in quella cosa: Signore, che cosa mi stai chiedendo? Che cosa vuoi che io capisca? Volete un esempio che in tutto ha condiviso la morte, è sceso nella morte. Quindi anche quella realtà terribile, anche quella ha qualcosa da dirci, se lui è sceso anche in quella realtà di morte. Allora però quella capacità, ripeto, di mettere insieme i vari pezzi, perché se noi mettiamo insieme i nostri pezzi, noi la nostra storia non la coglieremo mai. Se vi ricordate, già qualche volta ne abbiamo parlato di questo, se io analizzo la mia vita solo per quello che ho fatto oggi, e capite, può essere una vita bellissima, può essere una vita bruttissima, dipende da quello che oggi ho vissuto. Però quello che ho vissuto oggi lo devo legare a quello che ho vissuto ieri, quello che ho vissuto l'altro ieri, a quello che ho vissuto l'altro giorno, a quello che ho vissuto l'anno scorso, a quello che ho vissuto 2 anni fa. Però purtroppo noi, sapete che succede? Noi non riusciamo a mettere insieme tutti i pezzi, proprio per quella realtà che dicevamo la volta scorsa, perché abbiamo perso di vista la meditazione, la contemplazione, il fermarci. Se vi ricordate, usiamo questa immagine qui, siamo dei magazzini, la nostra vita è diventato il nostro cuore, uno sgabuzzino. Mettiamo lì, mettiamo quello che viviamo, no, mettiamo lì dentro, le esperienze che facciamo le mettiamo lì senza rifletterci sopra. Allora il vigilare significa anche dare nome a tutte le nostre esperienze. E allora capite, ci vorrebbe un tempo per questi tempi, ma non abbiamo un tempo per questi tempi, abbiamo solo un tempo che dobbiamo sempre più qualificare. Stamattina nella preghiera che noi sacerdoti, la Chiesa ha messo nelle nostre mani per la nostra meditazione, nella lettura patristica, che veramente non abbiamo fatto perché abbiamo letto quella di San Nicola, però la lettura che era prevista nella lezione continua era di Sant'Anselmo, e lui aveva inizia così questa lettura. Prima volevo farvi il foglio da consegnarvela, poi ho pensato, vabbè, no, per chiedervi un esercizio anche in questo di ascolto. E Sant'Anselmo a un certo punto, tra le cose, lui ha detto così: orsù, parla a se stesso, misero mortale, fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni. Lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio, posa in Lui. E se volete, è la sintesi di ciò che avevo detto la settimana scorsa. Lo ripeto. Fuggi via per un breve tempo le tue occupazioni. Lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento, ora, allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in Lui. Ci farebbe bene veramente fare questo. Però capite, se io mo sto qui e già sto pensando a quello che devo fare o a quello che ho lasciato, capite, non farò niente, perché intanto stando qui non posso fare quello che ho lasciato. Il pensiero di quelle cose che ho lasciato non mi fa essere presente a quello che sto facendo qui, e anziché riposare in Dio, direi quasi che mi danno. Adesso fa un passaggio in più. Allora, prima parlare della realtà, adesso dice: entra nell'intimo della tua anima, escludi tutto tranne Dio e quello che ti aiuta a cercarlo, e richiusa la porta, cercalo. O mio cuore, di ora con tutto te stesso, di ora a Dio,
cerco il tuo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Chi è che parla così? Solo chi è innamorato. È la voce di un innamorato che noi abbiamo ascoltato. No, 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 è uno scritto di un padre della Chiesa, San Anselmo. L'ultima citazione è un salmo, cerca il tuo volto. No, è un padre della Chiesa. Se andate su internet lo trovate. Dicevo, è la voce di un innamorato. E se vi ricordate, l'anno scorso quando c'è il ritiro d'Avvento, noi dicemmo che l'Avvento è caratterizzato proprio da questo fatto, no, di questa invocazione, vieni. E se vi ricordate, dicemmo che questa invocazione è l'ultima che noi abbiamo nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, proprio all'ultimo capitolo, sono le ultime parole, dove lì il veggente dice: la sposa, lo spirito e la sposa gridano, vieni. La sposa, quindi vuol dire che è l'innamorata. Quello che io continuamente mi chiedo, ma noi ci sentiamo innamorati del Signore? Perché io dico vieni alla persona che voglio bene, alla persona con la quale voglio stare. Se Don Antonio, Don Ernesto sono persone con le quali sì, vabbè, buongiorno e buonasera, no, però ho poco da condividere. Certamente non dico vieni, vieni a casa mia, stiamo un momento insieme, no, lo dico alla persona con la quale ho il piacere di trascorrere un po' di tempo. Però intanto, però, fateci caso, il rischio è che potremmo essere degli ipocriti, perché durante la liturgia noi continuamente diciamo vieni. Diciamo così vieni che addirittura noi gli andiamo incontro, perché pensiamo, ipotizziamo che lui già si è messo in cammino per venire verso di noi. Perché noi quello che facciamo, lo facciamo, altro non è che un andargli incontro. Domenica scorsa, non so se l'avete ascoltato con attenzione, la preghiera collette che il sacerdote ha detto all'inizio della messa, no? Dopo il Gloria, che non c'è stato il Gloria domenica scorsa, quello poi si chiama la colletta. Detto così: suscita in noi la volontà di andare incontro al Cristo che viene con le buone opere. Quindi, capite? Suscita in noi la volontà di andare incontro al Cristo che viene. Ma capite che immagine bellissima? Cioè, Padre, suscita in noi, quindi il desiderio, suscita in noi questo desiderio di andare incontro a Lui che viene. Quindi vuol dire che dentro di noi c'è, o dovrebbe esserci, già una scintilla nel farci intuire. Dice, ma chi ce la dà questa certezza? La certezza sapete qual è? Il fatto che lui è venuto già, quella è la certezza. Il fatto che lui è venuto ed essendo venuto ha promesso che verrà. L'unica certezza che noi abbiamo è questa: non abbiamo il giorno, non abbiamo l'ora, ma abbiamo l'unica certezza che Lui verrà. Ecco perché come credenti, come cristiani, come uomini, perché l'abbiamo detto pure la volta scorsa, noi questi siamo. Quindi come uomo credente, che ci qualifichiamo come credenti, la nostra unica preoccupazione è solo questa: l'attesa del suo ritorno. Noi dovremmo vivere presi solo ed unicamente dal suo ritorno. Tutto quello che facciamo, che si chiama le attività pastorali, quindi a livello ecclesiale, tutto quello che faccio nell'attività professionale, tutto quello che faccio nella mia vita, a tutto dovrebbe avere tutto come riferimento il suo ritorno. Ma è un esempio che vi ho fatto pure altre volte. Se io penso a una persona che deve venire, a delle feste, no, un caro che deve arrivare da lontano,
Io vado a lavorare, non è che siccome deve venire mio fratello io poi oggi non vado a lavorare. Però il mio lavorare sarà preso da mio fratello che deve venire. Farò il mio lavoro. Chi non può lavorare neppure mangi. Quindi San Paolo dice, nell'attesa del Signore comunque devi lavorare, però il tuo lavoro fa sì che sia carico della sua venuta. Perché così, nel momento in cui tu stai lavorando con il cuore della sua presenza, la di per sé, quell'attesa si è già realizzata, perché è già venuto. E questo è importante, sapete perché? Perché questo ci aiuta a far sì che noi riusciamo a riscattare il tempo che viviamo da una certa patina grigia che pare che ci sia addosso. Io non so se capita anche a voi, in certe situazioni no, pare che quello che si vive nello scorrere del tempo pare che ci tolga la speranza, pare che ci tolga la gioia, lo stupore, la meraviglia, anche se noi stessi. La Chiesa che ci aiuta a vivere i tempi, no? Alla luce del mistero di Cristo, nell'anno liturgico che abbiamo iniziato domenica scorsa con l'Avvento, ci dice una cosa importantissima e bellissima. Che il tempo, come ho detto la volta scorsa, non è semplicemente una successione di ore o di giorni, ma il tempo è il modo attraverso il quale noi possiamo sempre più infarcirci di Cristo, impastarci di Cristo. Il tempo, nella dimensione della scansione dell'anno liturgico, quindi che ci fa rivivere nella celebrazione i misteri della vita di Cristo, permette a noi di assumere la statura di Cristo. Dirà San Paolo, affinché Cristo sia formato in voi. Non che Cristo ci sia in voi, perché Cristo c'è già in forza del battesimo, ma che Cristo sia formato. Si deve formare. C'è il bambino piccolo che è nato, ma dobbiamo formarlo questo bambino. E chi è che lo forma? I genitori. E il bambino, andando a scuola, dall'esempio dei genitori, si forma. Però il bambino certamente tiene un anno, poi 5, 7, 10, 15. Non è che l'anno è sempre lo stesso per il bambino. Anche se i genitori sono sempre gli stessi, ma la formazione è sempre diversa. Allora vedete, la liturgia riscatta il tempo dalla monotonia e lo fa diventare tempo di salvezza, proprio perché ci inserisce nei misteri della vita di Cristo. E noi di celebrazione in celebrazione ci impastiamo sempre più in Lui. C'è quel canto che si fa alla comune, non so se voi lo conoscete, no? Mentre di sì, Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, vieni in mezzo a noi. Capite? Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Non che ci facciamo come Lui, Lui per farci come Lui. Quindi non è una nostra potenza, una nostra capacità. E allora provate a pensare, noi che non daremmo due soldi in mano a noi stessi, vedete il Signore a noi che cosa consegna? Consegna una cosa bellissima che vedremo anche domenica prossima nella festa dell'Immacolata Concezione. Il Signore consegna a noi il suo sguardo d'amore. Noi dobbiamo vederci come ci vede il Signore. Vedete, tutto il cammino cristiano è semplicemente questo, vedermi con gli occhi di Dio. Perché la Scrittura,
che noi ascoltiamo ogni celebrazione o anche nella lettura personale, ci rivela il suo sguardo. E lo sguardo del Signore è uno sguardo meraviglioso. E vi ricordate la Genesi? E fece il cielo e la terra ed era cosa buona. E quando creò l'uomo, dice il testo, fu una cosa molto buona. Quell'uomo non è l'uomo astratto, non è l'uomo che non è mai esistito. Quell'uomo sono io e siete voi. E quello sguardo Dio non l'ha ancora ritirato. Ma capite allora noi in che cosa ci inseriamo? Allora capite l'eterno che diventa frammento, e questo frammento sono io. E questo frammento sono io baciato dall'eternità. Domenica ascolteremo delle letture, ma come del resto delle letture, che veramente non dovrebbero farci dormire, o dovrebbero scuoterci da quell'apatia che vi stavo dicendo. Il Vangelo è conosciutissimo, l'Annunciazione. Poi San Paolo ci richiamerà con una frase che dice: in Cristo noi siamo stati scelti prima della creazione del mondo. Prima che il mondo fosse creato, il Signore già aveva scelto tutti quanti noi. Quindi vuol dire che il Signore non ci ha scelti perché noi a un certo punto, come si suol dire, ci siamo convertiti. Dio non ci ha scelti perché noi siamo diventati preti, voi vi siete sposati, o perché abbiamo fatto la scelta, vado a frequentare l'incontro di catechesi questa sera. Dio non ci ha scelti neanche perché abbiamo ricevuto il battesimo. Dio ci ha scelti prima di tutto questo. Lui dice prima di tutto questo. E tanto è vero che prova di questo, nella Genesi, la prima lettura che ascolteremo, sarà quello che viene chiamato il peccato originale. Però non c'è la presentazione del peccato, c'è quello che avviene dopo il peccato. Quando Adamo si nasconde, vi ricordate, e Dio lo va a cercare. E noi leggiamo, no, Adamo dove sei? E noi pensiamo che già lì Dio pronto, subito, hai fatto il peccato. Là, invece il lettore che va a leggere domenica quella lettura dovrebbe leggere con una delicatezza unica: Adamo dove sei? La ricerca di quella passione di chi è innamorato. Quindi quello che ci fa capire quella frase, ci fa capire che Dio da sempre va alla ricerca di Adamo. E se vi ricordate quando noi parlammo dell'Eucaristia, noi da lì partimmo, se vi ricordate. In questo passeggiare di Dio nel giardino, alla ricerca di Adamo. E Dio continua a passeggiare in quel giardino per ricercare noi Adamo. E lì poi, vedete, col confronto poi con Maria, lì si gioca tutto, perché si può dire no e si può dire sì. Adamo, diciamo la verità, Adamo non dice né no né sì, Adamo dice un ni. Maria dice sì. Secondo voi, qual è il dono più grande che l'essere umano tiene, secondo voi? Che ci è stato fatto? Il libero arbitrio, o possiamo dirlo anche con un altro nome, così un poco più semplice, la libertà. Però capite bene, la libertà è un dono grande, però è anche il dramma più grande, perché in certe situazioni noi non vorremmo essere liberi. Il dramma più grande. E provate a pensare, no, mettere i nostri ragazzi, i nostri figli davanti alla libertà. E quando ne combinano? Ma sapete perché di quando ne combinano? Per dire, noi che siamo un poco più grandi, quante ne abbiamo combinate pure noi? Perciò dico quando ne combinano, perché noi ne abbiamo combinate. E se noi ne combiniamo per, diciamo, cose così, capite? La libertà davanti a Dio di potergli dire, ma capite la grandezza nostra, noi possiamo dire no a Dio. Ecco perché è un dramma.
è la vigilanza. Anche in questo ci aiuta. Il vigilare proprio ci aiuta in questa risposta che noi dobbiamo dare a Dio, in questa attesa. Allora vedete che la liturgia veramente è qualcosa di grande, perché chi di noi penserebbe, no? Durante una giornata, chi di noi penserebbe di dire: vieni Gesù? La liturgia nel tempo di Avvento rimette sulle nostre labbra questo che è poi la realtà fondamentale della nostra vita. E fateci caso, quella realtà che viene, poi noi però mentre invochiamo dobbiamo farla nostra, affinché attraverso l'invocazione poi scenda nel nostro cuore. Scenda nel nostro cuore, infarcisca le nostre azioni, alimenti i nostri pensieri. Però fateci caso, noi molte volte parliamo all'inverso, perché noi diciamo che la verità di quello che si dice deve prima stare nel cuore. Invece nella liturgia, stranamente, proprio all'inverso, lo diceva San Benedetto. Diceva San Benedetto ai monaci: quando pregate, fate sì che quello che poi dite con le labbra a quello che dite con le labbra si adatti e si adegui il cuore. Vuol dire che c'è una legge che noi abbiamo qui, la preghiera. Riconosciuta la validità di questa preghiera, il mio cuore adesso deve far proprio quella preghiera. E anche qui c'è un altro passaggio, sempre di un padre della Chiesa, San Bernardo, e diceva così in riferimento alla parola di Dio: poiché sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio, tu custodiscile in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Fai in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Allora capite, non è un esercizio della mente, perché noi questo pensiamo che sia la dottrina o la teologia, non è qui, è qui, è il corpo, cioè la parola deve diventare corpo, perché è il principio che Cristo ha assunto. La notte di Natale ascolteremo: il Verbo, la parola, si fa carne. Gesù non ha annunciato il Vangelo perché ha parlato del Padre, perché quello che lui faceva trasmetteva il Padre. Vi ricordate quando il centurione lo vede morire, che cosa dice? Quest'uomo veramente il figlio di Dio? Da che cosa l'ha capito? Perché Gesù invece ha fatto teologia? No, da come l'ha visto morire. Sono le azioni che dicono, affinché la parola tu custodiscila in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Allora vuol dire che quella parola la devo avere sulla bocca, sì, ma quella parola devo averla pure sulle mani. Ma non perché tengo la Bibbia in mano, perché le mie azioni, quello che io farò, devono essere azioni che hanno avuto la trasformazione della parola di Dio. Primo esempio che mi viene in mente: l'imbianchino, no? Voi sapete che automaticamente lui si sporca e ci accorgiamo perché le mani tiene la pittura sulle mani. Il lavoro, vedete, che lui fa passa attraverso le sue mani. Io mi ricordo quando ero bambino, dietro dove abitavo io c'era il forno, mamma qualche volta mi mandava a comprare la farina, la pasta già lievitata per fare quella pizza. Quando entravi nel forno si sentiva proprio l'odore del pane.
le nostre azioni che trasmettono? Le nostre azioni che veicolano? Guardate, quello è facile a fare, quello che sto facendo io. Lo potrebbe fare chiunque. Si mette a casa, si mette a studiare, piglia dei testi, viene qua, o la legge, una relazione, oppure, ecco, se la impara, può fare una relazione. Si trasfonda nella tua anima, nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Dirà altrove, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. E allora capite, io dove decido, dove scelgo, dove agisco, lì entra questa parola. E dove mi devo confrontare, entra questa parola. È lampada, come dice il Salmo, lampada per i miei passi è la tua parola, sta scritto pure qui sopra. È lampada che illumina. Io conosco la Bibbia a memoria, non significa niente, proprio non significa proprio niente. Allora capite, no? Allora il dire vieni, che significa dire vieni? È un modo tanto per dire di cortesia, di buona creanza. Venire, lo sapete, comporta sempre una devastazione, comporta sempre uno scombussolare il piano che tu avevi prefissato. Un esempio. Poi quando vieni a casa, vieni, ti aspetto, va bene, ok. Poi all'improvviso chiama, senti, sto venendo, posso venire? Sì, sì, vieni. Appena staccate le frate, ma proprio mo doveva venire questo. Proprio mo doveva venire. Ma tu mi hai detto di venire. Guardate che ma voi capite che potenza che noi abbiamo, che il Signore stesso ci ha dato nel poter dire vieni e Lui viene, perché il Signore le nostre preghiere le ascolta e le esaudisce sempre. Siamo noi che qualche volta non riusciamo a cogliere la risposta che Lui ci sta dando, ma Lui ci risponde sempre. E se gli dico vieni, quello viene. Però voi sapete che fa? Aspetta vicino alla porta. Se sta aperta, entra. Se sta chiusa per quel gioco della libertà di prima, lui non entra. Lo dice nel Vangelo, sto alla porta e busso. Se apri, io e il Padre verremo in lui e dimoreremo presso di lui. Ma anche qui, capite? Dio che è un mendicante. Dice, ma vieni, ma dove sta? Vieni, quando viene? Allora capite la sfida come poi è vera, no? Allora capisci che la parola per poterlo riconoscere, capisci che quella parola poi è nei sacramenti, e lì è tutta la forza. E attenzione, perché la parola nei sacramenti è un'azione, non è un discorso. Allora capisci che parole e sacramenti ti aprono che cosa? Ti aprono ai poveri. Allora il mendicante, lo zoppo, il fastidioso, il ripugnante. E se ti ho detto vieni, e quello poi viene in queste persone, in queste realtà qui, che fai? Dici, ma io non ti aspettavo così. E allora l'idea è sempre quella, no? È con la conversione, quel Dio fatto a tua immagine e somiglianza. No, Dio non è a mia immagine e somiglianza. Non posso costruirmi un Dio come lo voglio io. Lo voglio bello, lo voglio forte. Ecco perché forse, non riusciamo o non riesco a riconoscerlo. Voi immaginatevi, no, non lo voglio dire, altrimenti sarei irriverente.
Tutti quanti noi abbiamo delle figurine, no? Delle immaginetti sacre. Eppure di Gesù teniamo un'immaginetta sacra. Generalmente quella classica, Gesù con la pecorella vicina, così, no? Quel Gesù che è bello, che tiene la barba, così. Appunto l'immaginetta. E noi siamo, posso dire la parola, siamo così stupidi, perché noi pensiamo che quello è Gesù che là fuori poi ci viene incontro. Quello non ci verrà mai incontro, quindi Gesù non viene. E però quando ha detto ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, poi giustamente il Signore, ma quando mai? Tu non sei mai venuto a chiedermi da mangiare o da bere. Certo, non sono mai venuto nell'immaginetta, come quell'immaginetta non sono mai venuto. Però quando è venuto Michele e ti ha chiesto da mangiare, quando è venuto Antonella e ti ha chiesto il pacco di pasta, quando è venuto Giuseppina in mezzo alla strada e ti mi dai un attimo, possiamo parlare 2 secondi. Allora quello che vi disse la settimana scorsa, dobbiamo noi recuperare il tempo. Perché per uscire in questo bisogna fare quello che stiamo facendo in questo momento. Dobbiamo perdere tempo. Perché in questo momento noi stiamo perdendo tempo. Questo è un momento inutile, questo qui, nel senso che non produce secondo la mentalità esterna. Secondo la mentalità dell'economia, noi stiamo perdendo tempo in questo momento. E il gioco è tutto qui. Allora, ritorniamo veramente a questa bellezza, come vi dicevo prima, no? Di questa fiducia che il Signore ha verso di noi, più di quella che noi abbiamo in noi stessi. Allora, la domenica, il Natale, l'Avvento, è come se il Signore dicesse no, dai, coraggio, fidati di me. Entra di nuovo in questi misteri per conoscere quanto io ti amo, perché questi misteri ti dicono il mio amore. Il Natale dice che si è fatto vicino a me, Pasqua mi dice che mi ha salvato, e il dono dello Spirito mi dice che il modo diverso attraverso il quale io sarò presente dentro di te. E allora dice, dai, vieni, non ti preoccupare, vieni, interagiamo. Io in te e tu in me. Innamoriamoci, ce lo dice lui, innamoriamoci. Vedremo a Maria questo chiede domenica, anzi veramente gli dicevo una cosa diversa a Maria, dice Maria io fin dall'inizio mi sono innamorato di te, ma tu vuoi ricambiare questo amore? È come se dicesse qualche volta, no, prima succedeva, c'è l'amico dell'amico che va a portare l'imbasciata. Dice, sai, quello là vorrebbe fidanzarsi con te, tiene però vergogna. Una volta così è, quando voi allora così facevate, no? E ha mandato l'angelo. Ha mandato l'angelo. E l'angelo questo ha detto, Maria, c'è una persona che vuole innamorarsi di te. Si è innamorato di te, che dici? Ve l'ho detto, no, non lo leggiamo come un romanzo. Eccomi, sono la serva del Signore, va bene così, no. Là c'è, quando Maria dice, ma come avverrà questo? Lì c'è tutta la serietà di Maria. È questo quello che il Signore dice a noi, di celebrazione in celebrazione, in questo scorrere di tempo, in questo momento della nostra esistenza, non di ieri, perché adesso è l'Avvento, quindi in questo momento qui della mia esistenza, così come adesso. Allora voi capite, no? In questo momento che sto vivendo, con i drammi che abbiamo nel cuore,
con i propositi che abbiamo nel cuore, con i desideri che abbiamo dentro, con le fratture e i fallimenti che ci portiamo dentro tutti quanti, che significa che il Signore mi dica: vuoi corrispondere a quest'amore? Allora capite la serietà che mi stai chiedendo. Dove vuoi arrivare? Qualcuno potrebbe dire, per essere più concreti, dobbiamo tornare a desiderare. E per desiderare ci vuole un tempo per desiderare. Qual è il tempo per desiderare? Ogni momento. Questo è il tempo del desiderio. Desiderare che cosa? Dobbiamo dare un nome, desiderare Cristo. Cristo, dobbiamo dare il nome, Cristo. Oppure, nella verità di quello che siamo, chiediamoci, le mie energie, la mia forza, il mio tempo, lo sto canalizzando verso che cosa? Sospendendo le mie forze, il mio tempo, per che cosa? Per la casa da costruire. Guardate, perché l'importante è che noi individuiamo che cosa sta canalizzando, attirando il nostro tempo, la nostra attenzione. L'importante è che lo individuiamo, perché individuato poi posso capire allora che cosa mi sta muovendo. Le mie tensioni in questo momento sono queste, che cosa? Dalle amicizie. D'accordo, allora devo capire allora. La ricerca di un lavoro. Lo star bene. Le mie forze, le mie potenze, le mie energie, non so come altro dire, sono in questo momento attirate da che cosa? Allora, questa tensione, questa tensione, questo tendere è attratto da che cosa? Cioè questa sorta di calamita, no? Che cosa mi sta? Ed è quella la mia vocazione, è quella in realtà alla quale sono chiamato, o non è una situazione di un momento? Dici, ma io questo ora sto vivendo, allora ecco il momento, l'avvento di quest'anno. Allora in quella realtà come dire vieni? Come il Signore può trovare spazio? Perché poi sapete pure l'altro gioco qual è? Sullo spazio proprio, no? Sì, un angolino glielo do. A Cristo non si può dare un angolino. O tutto o niente. E voi lo sapete, finché non si è dato tutto, non si è dato niente. Dici, ma io tengo tutto questo, do tutto, solo questo qua me lo tengo per me, non è dato niente. Allora, quindi, dicevo, recuperare questo desiderio facendo però verità dentro di noi. Il Signore questo vuole da noi, vuole la verità dentro di noi. Il Signore non ci chiede la perfezione, ma di essere sinceri con noi stessi prima di tutto. Sincero con me stesso, lo sarò anche con Lui. E anche se qualcosa ci può far male nel dire a noi stessi, ci può far male qualche verità, non nel dirla a noi stessi, è il primo momento quello della guarigione.